Campo Oseram, che io e Talana stavamo cercando, e quindi paraggi. Devo di essere spacciato. Così mi sono arrampicato su un albero. Sto iniziando a provare. Non so. Questi piedoni. Talana, allora ce l'hai fatta. Grazie al passaggio segreto dalla tua base. Notevole. Passaggio segreto? Meglio non dirlo troppo in giro, se non volete un sacco di Oseram tra i piedi. E tu chi sei? Ragurt, ricognitore della carovana. Dice che Amadi sarà qui. Si è unito alla nostra spedizione appena prima che entrassimo nel tunnel. Dopo che ci siamo accampati, ho esplorato un po' la zona. Ho anche offerto dei tributi ai Tenakt per aver sconfinato nelle loro terre. Amadis mi ha chiesto di informarmi su un posto chiamato... L'Orrore. Cosa hai scoperto? Soprattutto che era il luogo in cui i Tenakt portavano i prigionieri. Si trova molto più a ovest, vicino Nera Spina, capitale del clan delle Paludi. Poco dopo è partito per raggiungerlo. Da solo? L'ho messo in guardia, ma... non ha voluto sentire ragioni. Amadis ti ha spiegato perché voleva andare all'Orrore? Purtroppo no. Non ha mai detto più di tanto. Tipico. Ti sembrava stesse bene? Più o meno. Mi è sembrato scosso quando ha saputo che il tunnel era crollato. E comunque, qui lo eravamo un po' tutti. Fai il ricognitore? Fai il ricognitore, quindi. Cosa puoi dirmi sulla zona? Vediamo un po'. Più a sud ci sono tre Oseram che scavano tra le rovine nel deserto. Morlund e i suoi compari. Esatto. L'ho già trovati. La sua è una combriccola molto particolare. E poi un sacco di altra gente che si è staccata appena abbiamo attraversato il tunnel. Cercatori, esploratori. E ogni sorta di avventurieri. Ma si può sapere quanti eravate? Troppi per contarci, questo è sicuro. Tempo fa ho visto anche dei ribelli. Stavano pattugliando il deserto. Ho saputo tutto sulla ribellione dai Tenakt di Lanciardente. È la capitale del clan del deserto, su a nord. Si direbbe che tu conosca bene la zona. È lavoro. Sapevo già tutto, non mi ha detto niente di nuovo. Vabbè. Allora. Grazie, è d'aiuto. Vi auguro di trovarlo. Bene, io andrò a Nera Spina, vediamoci lì. Aspetta. Che? Sei pronta ad attraversare l'intero territorio Tenakt per quell'uomo? Senza esitare. Ovvio, è da solo nell'Ovest proibito. Sono in pensiero. Credo ci sia di più. Ti raggiungerò alla capitale delle Paludi. Tu però mi dirai chi è veramente Amadis. Bene, mi nasconderò a nord del villaggio. Ti aspetto. Ok, ci vediamo lì. A nord del villaggio. Incontra Talana a nord di Nera Spina. Allora, c'era anche un'altra missione. Attiviamola, vediamo. Ah, sempre Porguf. È tutto a posto, Porguf? Ah, mia fiamma d'acciaio! Guarda un po' qui. Oh, il tuo forziere. Quello che era nel tunnel. Proprio quello. L'ho avuto in eredità quando è morta la mia mamma. Non sono mai riuscito ad aprirlo. Ma ancora? Quando è arrivato lo spezzaroccia. Ora che ho finalmente visto cosa contiene... Ah, l'ha visto. ...darlo a Marsa, mia sorella. Servirà più a lei. Aspetta. Se l'hai ereditato, perché non potevi aprirlo? Ho perso la chiave. Sai com'è, oggetti piccoli, mani grandi. Non che tu sappia cosa si prova. Tu hai le mani delicate, ovviamente. No, non delicate, ben forgiate, volevo dire. Porguf. E va bene, l'ho rubato. Avrebbe dovuto ereditarlo Mars. Ma volevo qualcosa della mia mamma, per ricordarmela. Oh, che tenerone. Il forziere appartiene a tua sorella e ora vuoi restituirlo. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Niente, penso solo che lo rivorrebbe. Lei e mamma erano vicine. Io, beh, sono sempre stato una scintilla selvaggia. Va bene, Porguf. Mi sembra di capire che vuoi che lo porti a tua sorella. Dove si trova? Questa è una bella domanda. So solo che lavorava ad Aspra Catena. Ah. Ho un'amica lì. Chiederò a lei.
Ben forgiata e piena di agganci. Ehi, mi devo portare tutto quel coso addosso. E diventa invisibile. Se passerò di là, proverò a cercare tua sorella. Bellissimo questo. Anche solo per sentire la sua versione. Diventa invisibile. Okay, la trasporto, ma diventa invisibile. Marsa, dille che... vabbè. Ricordo ancora il barile volante. Petra mi saprà dire dove trovare Marsa. Nuova commissione, lucchetti spezzati. Va bene, vediamo che mi dice questo. Ciao, mi sta salutando. Pare che Morlun dei suoi abbiano uno scavo mica male nel deserto. L'ho fatto già. Prima o poi mi piacerebbe andarlo a vedere di persona. Li troverai di sicuro lì. Ah. Dovrei andare a trovarli quando passerò di là. Chissà cosa sta facendo Morlun. Fionda scrosciante, lanciapunta rovente. Lanciapunta non ho dovuto granché. Polvere. Quante ne ho? Ne ho 42 su 35. Ah, potrei vendere quelli verdi, però. Per adesso possiamo lasciare così. Vendiamo quello che abbiamo trovato. Ok. Ciao. Aloy! Sei arrivata al momento giusto. Da questa parte. Che è successo? Aloy! Oh, questa è una gran giornata. La bellezza è qui nell'aria. Oh, ci sarà presto. Bellezza, Ci saranno altri fuochi? Questo è il grande globo ascensionale di Morlund, ispirato dalle sfere fluttuanti utilizzate dai Banuk nelle loro gare. Appena in volo, questo meraviglioso velivolo sarà uno spettacolo mai ammirato prima d'ora dagli occhi di un essere vivente. L'incurante della gravità sarà come un faro volante che attirerà gente da tutto il mondo verso questa meravigliosa, dilettevole destinazione. Solo che... ci manca solo una parte chiave. Un bruciatore meccanico. Piccolo. Che dobbiamo uccidere per prenderlo. Direi l'apice del genio del mondo antico. Quale mostro? L'abbiamo trovato mentre esploravamo le rovine sotterranee, in un'area piena di statue di bizzarri serpenti alati. E il bruciatore era nella bocca di una di esse. Oh, era sicuramente parte di un antico spettacolo incendiario. Oh, Aloy, è perfetto per il globo. Ma un nugolo di foraterra ci ha attaccati prima che lo prendessi. Puoi... ecco... andarci tu? Va bene, Morlund, ho capito. Mi interessa. Ci penso io. Sapevo di poter contare su di te. Ok. Torna dove abbiamo affrontato lo spaccaonde dopo aver drenato l'acqua. Arrivata lì, vai verso destra e cerca una stanza laterale. La statua che cerchi si staglia in alto, minacciosa come un incubo. Oh, e se vuoi stare comoda mentre scendi sottoterra, usa l'ascensore. Basta tornare nell'edificio e salire le scale. Bene, farò il possibile. Stupendo. Ti ringrazio. Ora aspetto il tuo ritorno. Finalmente troverai le parole ai padri. Correrò il rischio. Ti sto dicendo che sarebbe uno spreco di frammenti. È mia sorella, non un investitore. Ah, Rossa, che fortuna. La conosci? Bene, allora dille che andare là fuori è una follia. Tu invece digli che è meglio che sputi il rospo prima che lo prenda a pugni. Oh, devi calmarti, Dela. Che succede? Mia sorella, Boom Boom, è scappata nel deserto. Noi abbiamo litigato. Le ho detto che ne avremmo riparlato stamattina dopo aver sbollito. Appena sveglia, lei era sparita. E chi l'ha vista allontanarsi è stato questo occhialuto qui. Ma si rifiuta di dirmi da che parte è andata. Non puoi avventurarti nel deserto. Ci sono tempeste e se non ti inghiottirà la sabbia lo farà il terrore sfuggente.
Sai che è successo agli ultimi scavatori che sono stati là? No, non lo sai, nessuno lo sa, perché non sono più tornati! Oh, e mia sorella adesso è là fuori da sola. È un costo non recuperabile. Ti prego, Rossa, dammi una mano. Che cos'è il terrore sfuggente? Il nome che Stemmur ha dato alla macchina che infesta le sabbie. A volte lo si vede in lontananza. Un immobile bagliore metallico. Può stare fermo così per ore. Ma poi uno guarda e... sparito. Come se non fosse mai stato lì. Che tipo di macchina sarebbe? Non si sa. Nessuno è mai riuscito ad avvicinarsi. Una volta degli scavatori ci hanno provato. Ma hanno trovato solo un mucchio di dune sabbiose. Non mi interessa cos'è. Non mi impedirà di andare a cercare mia sorella. Hai litigato con Boom Boom? Per cosa? Beh, a scatenare tutto è stata la solita miccia corta. L'ho sorpresa a modificare un mio prototipo. Cercava di aggiungere esplosivi, come al solito. Allora io le ho detto: ti ricordi che l'ultima volta ci hai quasi fatto saltare in aria tutti? Lei mi ha guardato e ha alzato le spalle. Così si è riaperta tutta la discussione su perché abbiamo lasciato a Sprakatena, perché siamo qui e del perché lei, per la forgia, si è fissata con le esplosioni. Cosa ha risposto Boom Boom? È questo il punto. Non ha risposto niente. È stata seduta lì, ignorandomi. Quando sono andata a letto, neanche una parola. Poi, quando mi sono svegliata, lei non c'era più. Non era mai successo prima. Conoscendola, si caccerà di sicuro in qualche guaio. Capisci perché devo trovarla? Perché siete venute a Ovest? Ah, certo. C'è stato un incidente ad Asprakatena. Un incidente esplosivo? Beh, sai com'è fatta Boom Boom. Abbiamo preso le nostre cose e via. Avevo sentito parlare di una carovana diretta a Ovest dopo la riapertura di un passaggio. Perciò ci siamo unite. Ma perché proprio qui? Perché non altrove? Non potevamo tornare alla conquista. E gli altri posti sono un po' troppo... affollati. Almeno qui c'è un rischio minore di danni collaterali. Inoltre, questo posto ha grandi prospettive, giusto? Sempre davanti. Papà diceva di giocare d'anticipo. Se pensi di corrompermi, sappi che voglio subito i frammenti. Niente credito. Forse abbiamo anticipato troppo. Ultima posizione in nota di Boomer. Se Boom Boom si è persa nel deserto, potrei cercarla. Era quella che ho visto al falò. È comunque tutta colpa mia. Ma morire... L'ultima volta dov'era? Beh, se andrai con lei, la probabilità di sopravvivere aumenta. Mi pare di averla vista andare a est, verso gli archi di metallo. Andiamo insieme, dai. Vabbè. Allora inizieremo da lì. Andiamo. Andiamo subito, dai. Mi asciugherò subito. Andiamo. Andiamo a cercare Boom Boom. Lo sarei aspettato da Boom Boom. Perché si è diretta proprio verso gli archi? Forse voleva allontanarsi da me il più possibile. Mentre litigavamo, ho esagerato. Certe cose non dovevo dire. Tutti possiamo sbagliare. Sai, ai tempi della conquista ne combinava di tutti i colori. Papà diceva sempre che dovevo badare a lei. La troveremo, Della. Altra fiore. Lo spero. Mannaggia, ma quando cacchio riesco a farlo? Poi? Ne sto trovando a bizzeppe. Allora, mancano 120 passi. Vedi le curve di metallo che sbucano dalla sabbia? Quelli sono gli archi. Dei detriti tra la sabbia, forse dagli archi.
Opera di Boom Boom? Sì, ma niente Boom Boom. Cercherò delle tracce. Ecco, delle tracce. Sembrano avanzare verso il deserto. Ma che pensavi, Boom Boom? Tu hai fratelli o sorelle? No. Fortunata. È che a volte ti fa proprio girare gli ingranaggi. Mentre altre volte, la maggior parte, non so cosa abbia in quella testa di vacca che si ritrova. Deve andare dritta. Ma lei è tutto per me. Dobbiamo ritrovarla. Certo. Le tracce finiscono qui, ma sembra che Boom Boom abbia piazzato delle trappole intorno alle rovine. Figurati se non metteva esplosivi dappertutto. L'acido ma è dove sarà? Sbarazziamoci delle macchine e forse lo scopriremo. Sono tre. Ah, c'è anche una... uno spazzino. E c'è un altro là. Non ci conviene fare, vediamo. Prima o poi mi torneranno utili. Guarda là, c'è pure una... Questa non credo di poterlo uccidere con un colpo. Posso continuare? Siete spacciati! Forza fredda! Quanta mappa ha messo in queste trappole? Niente. Diamo un'occhiata alle rovine. Forse possiamo capire dove sia diretta. Una cassa. Una trappola. Mi conviene prendere la trappola. No, vabbè, lasciamo. Un accampamento. Oh no! Riconosco quel martello. È il suo martello preferito. Fa sempre un sacco di storie quando non riesce a trovarlo. Non se ne separerebbe mai. Forse è dovuta scappare in fretta per via delle macchine.
O forse è andata peggio? Ehi, non lo sappiamo. Guardiamo meglio. Forse ha lasciato altre tracce in giro. Aspettaci, Boom Boom. Arriviamo. Vedi delle tracce, per caso? Non vedo niente. Avanzato. Le mie non sono avanzate. Non vedo alcuna impronta. Forse la tua seconda vista può aiutarci. Forte. Forza vento. Penso che me l'ha buttata lì. Hai trovato le tracce di Boom Boom? È un attimo, fammi raccogliere il materiale. Vedi delle tracce, per caso? Scusa, Rossa, laggiù non vengo. Ecco, pare che si sia diretta verso le colline. Allora andiamo. C'è una specie di rottame su quella rupe. Boom Boom, com'è arrivata lassù? Lo scopriremo. Una scala rotta. Deve essere crollata quando ci è passata. E noi come ci arriviamo lassù? Arrampichiamo. Di qua. Bene. Scaliamo questa bella rupe. Verde lume. Ti farò un bel gruzzolo con questo verde lume. Eccoci. Sezione rotta. Che cos'era questo posto? Non so, ma sembra abbandonato. Addirittura un banco. Non l'ho visto. Esatto. Alcune componenti sono staccate. L'avrà portato qui per lavorarci sopra dopo l'arrivo delle macchine nel suo campo alle rovine. Ma poi dove si sarà diretta da qui? Quel rottame potrebbe dircelo. Se c'è una cosa che so di Boom Boom è che non resiste a un mucchio di rottami luccicanti. Dai, scendiamo giù a vedere. Sto sudando. Guarda laggiù, alla base di quel rottame. Attrezzi. Si è fermata di nuovo a lavorare. Controlliamo meglio. Qui ha lavorato di sicuro. Ma dove... Eccola! Boom Boom!
Devo riuscirci. Boom boom. Che stai facendo? Ah, oh, arriva qualcuno. Troppo tardi. Cosa hai fatto? Boom boom. Addosso. Ne riparleremo. Ecco che arrivano. Altre munizioni, altre esplosioni! Arrivata là, adesso. Addosso, boom boom! E dai, alzati! Ettica, boom boom! Qualche nuova arma ha fatto. Boom boom, che hai nella testa? Quelle macchine potevano ucciderti. Valvola a posto. Boom boom! Boom dischi, a posto. Boom boom! Ok. Andiamo a parlare con Boom Boom. Sì, ho creato qualcosa di nuovo. Boom Boom? Sì? Tua sorella era in pensiero per te. Senti, capisco che sei arrabbiata, ma non puoi scappare nel deserto in questo modo. Io scappata. È arrabbiata. Non lo sei. No, perché dovrei esserlo, scusa? Perché abbiamo litigato. Perché sei scappata via. Non sono scappata. Mi hai lasciata! Ma perché dovrei lasciarti? Sei mia sorella. Ho avuto un'idea e sono venuta a prendere le parti. Vedi? Un'arma. Questo è solo il lanciatore. Il segreto sono i boom dischi. I boom dischi. Lancerò una macchina affettata. Poi torna indietro, finché non lo lanci troppe volte. A quel punto fa boom. O almeno così dovrebbe. Non riesco a farlo tornare. Su, fammi vedere. Ah, ecco perché. È questo gancio. Basta un cavetto in questo punto e fatto. Tieni, Rossa, provalo. Aspetta! Sulla macchina grossa! Di qua! Sempre la stessa storia. La macchina grossa, metteva lì. I guanti laceranti lanciano proiettili che tagliano le macchine e diventano più potenti ogni volta che li recuperi dal volo. Dopo tre recuperi esplodono il loro impatto successivo. Tieni premuto R2 prima di lanciare per caricare al massimo il proiettile, così taglierai i nemici per lungo e infliggerai più danni. I guanti laceranti infliggono molti danni alla lacerazione, utilissimi per staccare componenti dalle macchine. Ah, meglio dalle frecce. Sì, ecco la rossa! Alla macchina grossa! Ma devo seguirti. Vai, andiamo, boom boom!
Mi serviranno presto, ci scommetto. Aspetta, Bumbu. Non di qua! Dobbiamo aspettarla. La macchina grossa! Sì, dove ne è pure? Cerchiamo quella macchina. Come sei arrivata a quelle vecchie rovine? Le ho viste venendo da Camponulla. Ti ricordavi come arrivare fin là? Sì. Che sarebbe questa macchina grossa? La vedrai. È proprio laggiù. Questa è una macchina grossa. Nascosto. Ah, la spaccaroccia? Un spaccaroccia. Intelligentissimo, fortissimo. Oh, oh. È una bella sfida, ne.
Dove è andato il furbacchio? Il furbacchione. Che cacchio succede? Cazzo, l'ho visto proprio in faccia. C'ho cure. Sì. Mi terrà in piedi. Ma dove sta? Riesco a beccarlo. Thank you.
Ma non c'ho più muscoli, cazzo. Ma perché per riprendersi 8 ore? Bella, proprio conclusione con quello. È stato fantastico. Per la miseria. Hai visto tutte quelle scintille che ha fatto? L'ho visto e come? Scintille scoppiettanti, pezzi di metallo, ba-boom! Stai bene? Lasciata la conquista, pensavo che l'avrei convinta a smettere con le esplosioni. Che sarebbe andata meglio. E dopo quella litigata hai temuto di averla persa per sempre. E mi sbagliavo anche su questo. Lei non vede il mondo come lo vedo io. Io vedo un problema, lei vede un'esplosione creativa. Forse è giusto così. Non l'avrei trovata senza di te. Boom Boom è fortunata. Riguardo all'arma, è tua. Una ricompensa. Torniamo a casa? Mi è appena venuta in mente un'idea su un nuovo prototipo che potremmo creare. Ed è esplosivo? Ovviamente. Sì! Boom Boom! Ciao Rossa! Brava Boom Boom! Di vendita.
Anche un'altra missione. Forza, ma è geniale! Fammi dare un'occhiata. Vabbè. E se le nascondessimo nella sabbia? Boom trappole! Ma così farebbero saltare tutti, non solo le macchine. Su che cosa lavorate? Rossa! Abbiamo un botto di idee! Al nostro ritorno ci siamo accordate con Abaddon. Pare che questo posto debba proteggersi in qualche modo dalle macchine là fuori. Ora che sa che con l'invenzione di Boom Boom hai sconfitto il terrore sfuggente, siamo riuscite a convincerlo ad investire su di noi. Bisogna solo capire come tenere alla larga le macchine. E possibilmente senza far saltare in aria tutti. Non tutti. Quelli che volano sono già in aria. Avete entrambe molto lavoro da fare. È un posto da chiamare casa. La casa del Badaboom! Sì, Badaboom. Magari troveremo un nome migliore. Ok, un piccolo intervento. Ok. Il suo odore nascosto sotto la tavola. Dopo la pioggia, il banco. Le sorelle esplosive sono tornate. Sapevo che mandarti là fuori era una scommessa vincente. E adesso hanno un nuovo progetto a cui badare. Se non sbaglio, tu c'entri qualcosa. Chi ha fiuto per i frammenti sa mutare potenziali disastri in opportunità. A proposito di frammenti, vuoi comprare qualcosa? Andiamo, che hai? Arco da guerra vischioso. Una fortuna a te. Ci vediamo, Abaddon. Allora, quindi ora diventare in disponibile munizioni che infliggono danni da plasma. Quello viola. Usa il focus per esaminare i nemici e scoprire se sono vulnerabili al plasma. Colpiscili con il plasma per accumulare lo stato esplosione plasma. Questa è una cosa seria. Va bene. Plasma. Hai sentito cosa è successo all'ambasciata? Qualcosa. I Tenacto si sono attaccati tra di loro. Niente di interessante. Accumulo di adesivo. Ma lo sapevi che gli attaccanti cavalcavano delle macchine? Proprio come la salvatrice. Spegni le braccia. Non lo so. È ancora piena di pericoli. Non è. Prima ho visto dei cavalcamatti. Mi sembrava delle dettature per i camerieri. Permetterebbe. Almeno adesso non devo scendere a nuoto. Andiamo a vedere dov'è. La statua di drago. No, quella non è la statua che c'è. Dovrebbe essere quella all'esterno. Sanco le macchine qua, come fanno a stare le macchine qui? L'avevo ripulita da zoo. L'ho preso. Cioè, mi tocca per forza combattere, incredibile. Ci sono macchine, ma non sono fuori terra. Madre.
preoccuparmi di quella gente. Ma come cacchio ha fatto a salire la zona? Dai, dai, salta! Dai, ma si beccano due volte. Ma è pazzesco. Pazzesco, per una volta che ti brillano. Ha!
Ma se sto lontanissimo, come fa a prendermi? Come fa a prendermi? Per la miseria. Per la miseria. Tosti, eh? Tutte le pozioni sono qua. Mannaccia. Ho dovuto consumare tutte le pozioni. Pazzesco. Penso che sono gli altri. Mai andare a caccia senza.